chiamo Paolo Pesarini, sono responsabile commerciale a Plane Bevande. La Plane Bevande è una società di distribuzione, non solo. E noi ci siamo uniti con Pier Giorgio nel 2000 e abbiamo deciso di creare un gruppo coeso, unito, che non solo commercializza prodotti di bevande o birre o acque o simili, ma abbiamo deciso di fare una politica anche di promuovere formazione. E in questo stand nel 2015 abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo immaginati più di 14 anni fa. Ecco, vi presento Pier Giorgio, che adesso vi dirà qualcosa lui. Buongiorno, come diceva il mio socio Paolo, in questi 14 anni abbiamo sviluppato appunto e abbiamo cercato di inseguire le varie dinamiche del mercato e quello che veniva proposto e quello che il mercato un po' chiedeva. Abbiamo trovato un terreno fertile anche in questa zona, perché comunque ci sono operatori, baristi, ristoratori che stanno attenti alle innovazioni e sono ricettivi anche nelle varie novità. In particolare anche in questa Expo Riva Hotel abbiamo visto, oltre a noi, altri espositori che comunque vanno a proporre cose innovative. È molto interessante, perché comunque vuol dire che la zona è fertile e comunque ha lungimiranza nello sviluppare il turismo, eccetera. Noi proponiamo, come diceva Paolo, prodotti per il beverage a tutto tondo, dalle birre ai soft drink ai vini. Abbiamo un'ottima selezione di vini e di distillati. In questo campo, appunto, negli ultimi tempi abbiamo fatto tanta formazione e vediamo che comunque c'è grosso interesse sia da parte degli operatori che poi del cliente finale, che è il nostro focus per noi e per i nostri clienti. Grazie. Volevo aggiungere un'altra cosa sulla nostra azienda, che siamo cresciuti molto in questi anni, però abbiamo mantenuto un carattere familiare, quindi il rapporto che abbiamo anche con le persone che lavorano con noi è molto di famiglia. Il gruppo che abbiamo cercato di creare, anche e soprattutto da parte mia, il commerciale, è un gruppo molto giovane, molto attento alle novità, che quando esce anche verso il punto vendita a Mestre cerca di proporre il prodotto in modo diverso, non solo consegnare il prodotto, ma dare anche in mano al cliente gli strumenti per poterlo proporre alla clientela. E comunque il nostro percorso è ancora lungo, siamo giovani e abbiamo voglia di fare tanto. Un grazie, arrivederci.